a San Marco, nella celebrazione in cui abbiamo fatto la raccolta, abbiamo avuto oltre 2.300 euro. A queste aggiungeremo le offerte che abbiamo raccolto a Santa Maria Novella, quelle che derivano dalle nostre penitenze comuni, dalle nostre penitenze quaresimali come comunità, e domani il nostro padre Coro, padre Manuel, manderà direttamente ai nostri frati in Ucraina 5.000 euro, espressione della nostra generosità. Ringraziamo Dio. Alla fine della celebrazione, dopo la benedizione, avete visto che sono entrato con un'icona della nostra immagine della Madonna del Rosario. È stata scritta, così si dice, per le icone, secondo le tecniche, che non è solo una pittura, una preghiera, è stata scritta da Elena Prosperi, che è qui, durante la partecipato a quella celebrazione, dopo la benedizione di avvicinarsi, deporrà questa immagine della Madonna come ex voto alla nostra statua, alla Vergine Maria, alla quale noi spesso ci rivolgiamo. Ci siamo rivolti come comunità e come frati a questa immagine della Madonna in un momento di grande pericolo per la sua salute durante la pandemia, veramente in pericolo di vita, e improvvisamente, nell'arco di pochi giorni, si è ristabilita. Attribuiamo questa grazia alla nostra immagine, che lei come ex voto ha potuto scrivere quest'icona e consegnarla alla Vergine Maria. La potenza della preghiera, la potenza dell'intercessione della fede. Quindi, nella benedizione sul popolo, chiederò al Signore di benedire anche questa immagine, nel senso di gratitudine, la deporremo durante l'avvento con la benedizione, insieme all'autricella, direttamente nella nicchia della Madonna, dove rimarrà come esposto. Ricordo, come ogni domenica, per chi desidera aiutarci, in fondo, vicino alla porta, ci sono le cassette delle offerte. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedici sempre i tuoi fedeli, o Padre, perché aderendo al Vangelo del tuo Figlio unico, possano desiderare e raggiungere la gloria manifestata agli Apostoli in tutta la sua bellezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.